Si dice spesso che se non siamo in grado di fissarci autonomamente degli obiettivi, qualcun altro lo farà per noi e di solito non lo farà nel nostro interesse. Ora, le riviste di moda, le riviste di fitness ci propongono dei modelli maschili e femminili che sono chiaramente impossibili da emulare. Ora, dicevamo ieri che fissarsi un obiettivo impossibile può essere estremamente motivante perché ci dà una certa linea. Ma quando ci si riferisce al fisico, al nostro modo di essere, perseguire modelli impossibili e soprattutto modelli imposti da altri rischia di essere, invece che motivante, solo una via per lo scoraggiamento e la depressione. Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o, come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome i risultati, gli obiettivi che ci fissiamo sono motivanti solo se sono fissati da noi e non imposti da altri, di questo parliamo stasera. Dicevamo, le varie riviste di fitness, di moda, di bodybuilding ci propongono dei modelli che sono chiaramente impossibili da emulare, non solo per noi poveri mortali, ma per gli stessi modelli, visto che si prendono delle persone che già per natura sono fuori standard, bellissime, altissime, palestratissime, eccetera. Queste persone non fanno altro che essere in forma, che fare i modelli, vengono passati per le mani di massaggiatori, truccatori, eccetera, parrucchieri che li fanno diventare ultra bellissimi, gli si fanno un milione di foto nelle migliori condizioni possibili, queste foto, se si sceglie la migliore, viene pure ritoccata a Photoshop e poi la si butta sulla copertina di una rivista col messaggio implicito: devi essere così e se non sei così sei un fallito. È chiaro che questa è pura manipolazione e non ha niente a che vedere con il discorso che facevo ieri di fissarsi degli obiettivi ambiziosi e impossibili. Perché nel momento in cui io decido che ho una linea, che ho un obiettivo folle, ambizioso, grandioso, ma l'ho scelto io e cerco di raggiungere lo uso come linea, ha un significato. Nel momento in cui l'industria della pubblicità mi impone dei modelli che non hanno alcun senso per me e lo fa semplicemente per vendermi qualcosa, questo non ha niente a che vedere con la con la crescita personale, con l'ambizione, ma è pura manipolazione. Quindi attenzione massima, perché lasciarsi prendere da queste trappole, e purtroppo quando io vedo giovani che si bombardano di anabolizzanti, ragazze che fanno diete allucinanti, diventano poi anoressiche, insomma cose che sappiamo, allora veramente mi inviperisco. Quindi qualunque tipo di ambizione tu abbia sul fisico, io sono il primo a cui piace essere in forma, a cui piace stare attento al proprio fisico, ma non avrebbe senso fissare alla mia veneranda età degli obiettivi che andrebbero bene per uno di 20 anni. Allo stesso modo, ognuno di noi deve cercare di capire dove vuole esattamente arrivare. Quindi va benissimo anche per il fisico fissarsi degli obiettivi ambiziosi, avere una visione di come si vorrebbe essere, va benissimo lavorare in quella direzione, ma, ripeto, sempre con un occhio alla salute e senza lasciarsi ingannare da modelli che sono semplicemente inesistenti. Buon proseguimento di serata.